Lui è della CGL Solo. FLCCG. FLC perché siamo diventati Spolo, Università di Ricerca. Allora vi dico subito che cercherò di non essere rituale. Mi conoscono, alcuni mi conoscono e sanno che. Quindi vi dirò alcune cose che ve lo dico con molta intenzione costruttiva. Allora io ho sentito nell'intervento della Puglisi, che ho conosciuto stasera, una serie di cose bellissime, me le sono scritte tutte, perché poi le dovremmo ritirare fuori tutte una per una. Guardate, lo stato nel quale è arrivata la scuola italiana è uno stato di degrado spaventoso, molto più grave di quello che sembra. Non possiamo giocarci su questo stato di degrado. Abbiamo la necessità di fare degli interventi seri. La scuola può essere il punto dal quale far ripartire questo paese, oppure può essere il punto nel quale questo paese lo affossiamo definitivamente. Quando, e mi auguro che sia presto, riusciremo a mandare a casa Berlusconi, noi avremo davanti una marea di problemi. Li avremo davanti, li avrete voi come partito, li avremo noi come sindacato, e dovremo fare delle scelte, che saranno scelte difficili, perché fare delle scelte nella condizione in cui saremo sarà molto complicato. Lì si tratterà veramente di decidere su che cosa investire. Allora, qui ho sentito parlare di investimenti. Se vanno fatti degli investimenti nella scuola, devono essere investimenti non per lasciare la scuola così com'è, ma per cambiarla. Per cambiarla, però, a differenza di quello che è avvenuto in tutti questi ultimi anni, negli ultimi almeno 20 anni, quindi centro-sinistra compreso, per cambiarla in avanti, per cambiarla con il consenso. Noi abbiamo un problema drammatico in questo paese, dobbiamo tirar fuori questo paese dal berlusconismo, che purtroppo ha fatto proseliti anche a sinistra. Noi abbiamo la necessità di cambiare la cultura di questo paese, e la scuola può essere il luogo nel quale costruire le condizioni affinché nuove generazioni non conoscano più il berlusconismo. Purtroppo le nuove generazioni che si stanno formando in questi anni stanno conoscendo il berlusconismo, e questo virus se lo porteranno appresso. Noi non abbiamo più giovani, ragazzi, ragazze che pensano in grande, che pensano al futuro, che pensano di cambiarla questa società. Noi abbiamo, guardate l'età media, guardate, io... qui abbiamo un'età media troppo alta. Quando io sono entrato nel partito, la maggior parte eravamo ragazzi. Allora dobbiamo riuscire a farli tornare a sognare, i ragazzi. Per farli tornare a sognare dobbiamo dargli delle prospettive, dobbiamo fargli capire che la scuola può essere veramente il luogo dove riuscire a trovare la possibilità di diventare grandi. Purtroppo oggi, anche grazie ad alcune scelte sbagliate che abbiamo fatto noi a sinistra, compreso il sindacato, che non è escluso, sia chiaro, noi abbiamo fatto immaginare a questi ragazzi che si potesse trovare il successo, il loro futuro, la soddisfazione attraverso altri percorsi. Arrivo alla scuola. Nel sedicesimo io spendo parte considerevole, ho speso in questi ultimi anni e ho intenzione di continuare a spenderci, parte considerevole della mia vita nel sedicesimo municipio, pur facendo l'insegnante, nel sedicesimo distretto, scusate, pur facendo l'insegnante a Cinecittà. E in particolare ho adottato dentro il mio cuore gli ultimi degli ultimi, cioè ho adottato via dell'archeologia. Vi dico subito con molta tranquillità che venerdì via dell'archeologia sarà di nuovo sede di un'assemblea nella quale sono stati invitati tutti i comitati di quartiere, i genitori, gli insegnanti, i presidenti dei consigli di circolo e di istituto, i dirigenti dei consigli di circolo e di istituto, per discutere proprio di queste cose dentro la scuola.
Quella scuola, e noi abbiamo fatto un'assemblea recentissimamente, non l'ultima, la prima, in cui ci saranno state 100-200 persone tra insegnanti e genitori solo di quella scuola. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione magnifica solo sulla scuola, sulle strade di via di Vittor Bella Monaca. Ebbene, quella scuola è un motore, è un esempio concreto di come si possono cambiare le condizioni. Quegli insegnanti che stanno in quella scuola spendono ore e ore della loro vita al di là del fare gli insegnanti per fare altro. Allora, la scuola può essere quella cosa vera che veniva detta prima dentro un quartiere deprivato di qualunque altra questione. Allora, vogliamo investire nella scuola? Facciamo degli esempi concreti. Diceva la Pugliesi, 8 miliardi di euro tolti alla scuola in 3 anni tagliando sul personale eccetera eccetera. Proposta concreta, il PD propone di restituire alla scuola 8 miliardi di euro, ma di investimenti in 3 anni, ma di investimenti, investimenti che significa? Investire sul precariato, che significa stabilizzare i precari, ma stabilizzare non basta, perché i precari di oggi, diciamocela tutta fino in fondo, anche per responsabilità vostra, non sono tutti nelle condizioni di poter fare bene il loro mestiere. Allora tu vieni stabilizzato, ma per essere stabilizzato devi essere all'altezza del compito che ti viene affidato. Il paese investe su di te, tu devi restituire al paese quello sul quale il paese ti investe. Dobbiamo investire sugli insegnanti e sul personale della scuola che oggi sono stabilizzati. C'è un abbassamento del livello, della qualità della formazione che è spaventosa. Non si fa più formazione per il personale in servizio da decenni. Da decenni. I 5 euro di cui parlava la Puglisi sono veri. Se oggi decidessimo di investire sulla formazione degli insegnanti, si possono spendere 5 euro in un anno. Niente. Altro discorso di investimento. Gli 8 miliardi di euro investirli sulla quantità e sulla qualità del tempo scuola. Quantità significa garantire il tempo pieno nella scuola primaria, garantire i tempi lunghi nella scuola dell'infanzia, far diventare la scuola dell'infanzia l'ultimo anno veramente obbligatorio. Questo è stato detto dalla Puglisi, a 5 anni obbligatori. Voi sapete che significa per voi? Per voi PD significa andare a uno scontro frontale con tutta la parte dentro il PD che non vuole il 5° anno obbligatorio della scuola infanzia, perché significa che si chiudono le scuole delle monache. Allora, se vogliamo fare questa scelta, e sarà una scelta dura, però lo possiamo fare, è giusta, è sacrosanta, noi la rivendichiamo da anni. Sarà complicato, però non è così facile farlo rispetto a quello che dirlo. È chiaro? Dobbiamo investire sulla qualità della presenza a scuola dei ragazzi. La scuola media è un punto di sofferenza più alto che c'è in questo momento. I ragazzini escono dalla scuola elementare che hanno il sorriso, escono dalla scuola media che hanno la bocca lì giù, arrivano alla scuola superiore dove vengono massacrati i ragazzi che vengono da questi quartieri, perché sono quelli che hanno meno possibilità degli altri. Sapete cosa sta succedendo con la Gelmini negli ultimi anni? Che gli istituti tecnici e professionali stanno morendo, stanno crescendo i licei, perché creare che cosa? Creare il fatto che ragazzi che non hanno la struttura culturale per poter affrontare i licei arrivano al liceo, fanno un anno, vengono bocciati, fanno un altro anno, vengono bocciati e poi stanno in mezzo alla strada, fanno altre cose. Perché hanno superato l'obbligo scolare, l'età dei 16 anni, non c'è più problema. Fare queste cose significa, cioè affrontare questi problemi, significa veramente investire in termini seri. Rapidamente altre questioni. L'autonomia scolastica è una nostra bandiera. L'autonomia scolastica, questa bandiera è stata buttata nel fango. Non esiste autonomia scolastica. Viene tutto deciso dall'alto, i dirigenti scolastici sono chiamati ad applicare quello che viene deciso dall'alto. Autonomia scolastica significava avere risorse aggiuntive in termini di esseri umani e in termini finanziari. Le scuole stanno tutte alla fame perché non hanno personale e non hanno risorse economiche. Allora questa autonomia scolastica così non può funzionare. Dobbiamo riprenderla in mano, vedere ciò che non funziona e dobbiamo farla diventare di nuovo il motore in cui credevamo,
in cui ognuno, alcuni di noi ci hanno speso la vita per farla passare, dopodiché far ridurla in queste condizioni. Gli organi collegiali, la partecipazione dei genitori. Noi oggi abbiamo due poli estremi. Il genitore che entra in classe e prende a schiaffi gli insegnanti, e abbiamo i genitori che vengono chiusi fuori dalla porta della scuola. Questi due estremi dobbiamo eliminarli. Il genitore deve fare il genitore che partecipa, che sta dentro la vita della scuola, ma deve fermarsi al confine della didattica. La didattica deve essere proprietà, tra virgolette, degli insegnanti, perché sono loro i professionisti della didattica, ma il genitore giustamente deve pretendere di sapere che cosa si fa lì dentro, quali sono gli obiettivi, quali sono i risultati. Deve avere diritto di parole e di contare. La riforma degli organi collegiali sono anni che la stiamo dicendo. Quando è che vogliamo riprenderla in mano? Quando è che vogliamo rifar diventare la scuola quel centro di vita che è stato per decenni e che piano piano si è sgretolato e è diventato quello che è? Quindi noi abbiamo dei compiti fortissimi in questo momento. Dobbiamo difenderci dai tagli, che significa evitare il punto di non ritorno, perché una volta che raggiungiamo il punto oltre il quale la scuola è sfasciata, non riusciamo più a riacchiapparla, ma dobbiamo cominciare a pensare alla scuola che vogliamo. Dobbiamo cominciare a ragionare sulla scuola che noi vogliamo. E allora dobbiamo semplicemente fare una cosa, chiudo, lottare, pensare e proporre. Lottare significa, la prossima settimana, questo fine settimana, occuperemo delle scuole nel vostro territorio per difenderle dal taglio che verrà fatto degli organici che vengono fatti. Noi abbiamo, diamoli tutti, due prime, 31 alunni per classe con 3 alunni diversamente abili per classe. Mi dite come si fa a fare in prima elementare lezioni in queste condizioni? Quando è che vogliamo scendere in piazza su questa roba? Noi dobbiamo anche cominciare a pensare, per utilizzare bene le risorse comunque di cui disponiamo oggi, dobbiamo cominciare a pensare a un'altra scuola. Chiudo. Trittico, 6 maggio sciopero generale della CGIL, nella scuola è andato bene, abbastanza bene, elezioni amministrative stanno andando abbastanza bene, fra 15 giorni speriamo nel regalo, c'è rimasto l'ultimo passaggio per riuscire a mandarla a quel paese il nostro presidente, i referendum. Se riusciamo a fare il trittico, dopo il 15 giugno possiamo cominciare a pensare a qualche cosa di diverso all'interno di questo paese. Mettiamocela tutta per cercare di arrivare a quell'obiettivo. Grazie.